Buongiorno a tutti, eccomi qui a fare la quarta clip di Go Italia. Oggi voglio parlarvi dei lavori del futuro. Il lavoro è sicuramente una delle tematiche che era, è e sarà tra le più importanti e delicate, ma innanzitutto prima di parlare dei lavori del futuro, diciamo quali sono le skill che servono ovviamente per poter lavorare oggi e domani. Beh, io le ho identificate in tre fondamentali che le ho definite le 3 I. La prima sembrerà banale, ma bisogna inevitabilmente conoscere qualcosa a livello di information technology. Conoscere significa non essere tutti dei programmatori, significa comunque conoscere quali sono le dinamiche, gli utilizzi e soprattutto abbiamo un grande vantaggio rispetto al passato, rispetto a qualsiasi altro tipo di settore. Che gli insegnanti ce li abbiamo in casa e spesso sono i nostri figli, i nostri nipoti. E quindi l'utilizzo tecnico degli strumenti è fondamentale. Non confondiamolo col, come dicevo nell'altra puntata, con invece la conoscenza valoriale, che quella è la più importante. Poi c'è una seconda competenza. Mi dispiace ancora doverlo dire nel 2020, ma c'è un passepartout che ci serve per lavorare nel futuro e nel mondo, e questo si chiama inglese. La lingua inglese non è più una lingua, ma insieme all'italiano deve diventare la nostra madrelingua. L'italiano e l'inglese sono due cose fondamentali per il nostro futuro. Poi c'è la terza competenza. La terza competenza è probabilmente la più importante. Noi dobbiamo sviluppare l'unica capacità, soprattutto nell'era dell'intelligenza artificiale o della robotica che toglierà tantissimi posti di lavoro tradizionali, generandone ovviamente dei nuovi alle persone, ma le persone diventeranno sempre più centrali se avranno la capacità di sviluppare la terza competenza, l'intelligenza emotiva, sottotitolo, coscienza, creatività, passione, cuore, le uniche cose che non avrà mai, mai, mai un'intelligenza artificiale. Se l'intelligenza artificiale un robot l'avrà, è semplicemente perché un'intelligenza umana avrà programmato quel computer, avrà programmato quell'intelligenza artificiale, avrà programmato quel robot ad averla e quindi dipende sempre dall'uomo. Nell'era della robotica noi ci differenzieremo rispetto ai robot solamente grazie all'intelligenza emotiva, quella capacità totalmente umana. E ricordiamoci che come una persona nel deserto ha bisogno di acqua, cioè l'unica cosa che non c'è, se no non esisterebbe il deserto, nell'era dei robot e dell'intelligenza artificiale gli uomini avranno bisogno di uomini e donne di fianco a loro per rassicurarli. Pensate a questo momento, quanto è importante la comunicazione, quanto è importante l'information technology che ci permette di essere vicino alle persone care nonostante che dobbiamo rimanere in casa, ma allo stesso tempo quanto è importante la relazione umana, quanto ci manca e anzi, soprattutto proprio quando non la possiamo assolvere, quando non c'è, ne capiamo il vero valore. Ecco, vedete, il mondo del lavoro ha bisogno di uomo e poi avrà tutta una serie di tecnologie che lo aiuteranno, l'intelligenza artificiale, la stampa 3D, la robotica. Pensate, grazie alla stampa 3D adesso dei ragazzi italiani stanno stampando le valvole per i respiratori da fornire gli ospedali, ma poi ci sarà la mixed reality, la realtà virtuale, la cyber security. Si parla tanto di sicurezza territoriale, ma anche la sicurezza importante informatica è fondamentale, piuttosto che la blockchain, una scienza, una tecnologia in grado di certificare la veridicità di un processo. Ecco, pensate in questo momento quanto la blockchain potrebbe essere utile per togliere tutti quei fake che stanno girando su internet. Stanno girando per una ragione, perché tutti si stanno occupando di tutto, anche quelle in quelle aree di non loro competenza. Ma la cosa importante è tornare al punto, il mondo del lavoro del futuro. Quali sono i lavori del futuro? I lavori che si svilupperanno di più? Beh, tutti quei lavori sicuramente legati alle aree digitali, informatiche, alle aree appunto come vi dicevo un attimo fa della cyber security piuttosto che tutte quelle aree legate a internet. Però ricordiamoci che le aree che avranno maggior valore sono anche quelle attività tradizionali, anzi molto tradizionali,
in via di estinzione. Gli artigiani, la manualità avrà un valore immenso, come ha un valore immenso al di là della robotica, dell'intelligenza artificiale che sta entrando anche negli ospedali, anche nella sanità, l'uomo. Come vedete, proprio oggi comprendiamo il valore di avere un medico, un infermiere che è vicino alle persone nostre care. E a chi per fortuna non ne ha bisogno in questo momento si sente rassicurato dal fatto che in quell'ospedale non c'è un robot, ma c'è una persona con una passione, con una competenza, con una dedizione al proprio lavoro ineguagliabile. Ecco, se noi siamo come sempre persone equilibrate, comprendiamo che ci sono due grandi aree su cui noi dobbiamo sviluppare il nostro futuro nel mondo del lavoro. L'area tech, l'area IT, quindi legata all'information technology, ma supportata da una forte area di intelligenza emotiva che solo un uomo può avere. Prendete per esempio il fatto, come vi dicevo nell'ultima puntata, che sono saltati i confini grazie a internet e quindi io posso lavorare da casa mia in un'azienda a 20.000 km di distanza, in un altro continente, ma posso comunque avere uno stipendio, lavorare, pagare dei contributi nel mio paese grazie proprio all'information technology, grazie al mio PC, grazie al mio smartphone e grazie alla rete di internet, che dovrà essere inevitabilmente rafforzata, ma comunque posso farlo. Ma se dietro a quella rete, a quell'intelligenza artificiale, a quel computer, non c'è un uomo con la sua creatività, con le sue specificità di quel computer, non se ne farebbe niente nessuno, perché ce l'hanno tutti, la tecnologia ce l'hanno tutti. Quello che si differenzierà sempre di più è ciò di cui noi faremo, o meglio, cosa ne faremo di questa tecnologia, quali sono i contenuti che noi ci metteremo dentro. E quindi tutti gli sviluppatori, i creativi di contenuti saranno sicuramente estremamente valorizzati da questo scenario futuro. Questo processo sta avendo un'accelerazione pazzesca grazie a questa pandemia globale che ci farà comprendere sì il valore della relazione, ma anche il valore della relazione a distanza. Quindi si svilupperanno molto più velocemente di un trend normale tutti questi lavori e quindi invito tutti i ragazzi che mi stanno ascoltando a iniziare a studiare, visto che hanno sicuramente del tempo a disposizione, a studiare, a cercare in giro per il mondo delle opportunità professionali per far conoscere non solo se stessi, ma il paese in cui sono nati, l'Italia. L'Italia nel mondo può essere vista come in questo momento un'entità con delle caratteristiche uniche, in difficoltà, ma sicuramente con qualcosa di inestimabile. Quindi promuovere l'Italia a livello territoriale, promuovere l'Italia a livello di prodotti legati al food piuttosto che legati al nostro design, alla creatività. Ecco, questo è quello che dobbiamo cercare di fare ognuno di noi concretamente e vedrete che da questa crisi troveremo una grande possibilità di rinascita. Io ho una maglietta oggi che porta il titolo Tu sei. È una maglietta che mi hanno regalato dei ragazzi delle scuole superiori di Trento che già da anni partecipano a questo progetto Tu sei, legato alla grande industria, nell'alternanza scuola-lavoro. Ecco, questo è un esempio di come i ragazzi siano assolutamente sensibili al mondo del lavoro, ma un mondo del lavoro pratico che possono anche e soprattutto sviluppare mentre stanno studiando a scuola. Ecco, tra questi progetti che hanno presentato nell'ultima edizione ci sono progetti interessantissimi legati proprio alla smaterializzazione della fisicità del lavoro. Esempi ulteriori per comprendere che i settori, tutti i settori possono essere influenzati e cambiati anche grazie soprattutto all'information technology. Prendete ad esempio cose molto molto concrete. Questa mattina ho fatto un intervento su Radio 105 e parlavo proprio di queste tematiche e un ascoltatore ha scritto in chat: ma io faccio il meccanico, come faccio a lavorare
da caso, soprattutto a distanza, perché comunque capisco che prima o poi anche le aziende torneranno ad aprire, quindi le persone a lavorare in azienda, ma io non posso usufruire del mercato globale perché è un mercato estremamente territoriale, vero, ma ricordiamoci una cosa, che il mercato territoriale, anche per chi ha delle attività molto legate al territorio, non esportabili, sono attività che possono essere floride o in recessione. Diventano floride se il contesto che hanno attorno è un contesto virtuoso e quindi proprio loro devono sponsorizzare i loro figli, i loro nipoti, le persone che conoscono a trovare un lavoro virtuoso, un lavoro ben pagato, ma soprattutto un lavoro gratificante perché i primi a beneficiarne saranno proprio quelle attività esclusivamente territoriali. In poche parole, quando ce n'è per tutti, quando non ce n'è, non ce n'è per nessuno. Questa situazione ci ha fatto comprendere sicuramente un aspetto, che siamo tutti parte, piccola parte di un qualcosa di molto più grande, i nostri comportamenti influenzano gli altri influenzano il nostro. Voglio finire con una frase, la frase è: dovete aver paura del virus perché così vi fa rimanere a casa, ma non dovete assolutamente aver paura del futuro, perché il futuro ce lo costruiamo con azioni concrete, quotidiane, grazie e soprattutto anche all'information technology applicata alle straordinarie menti che ognuno di noi ha e alle proprie passioni che può sviluppare e far conoscere nel mondo. Nelle prossime puntate andremo invece molto più brevemente a raccontare, andrò a raccontare delle piccole innovazioni, delle piccole case history per darvi proprio degli esempi concreti di cose che stanno già facendo, che stanno già accadendo. Quindi vi invito, se ascoltate, se avrete avuto il piacere e soprattutto l'onore di ascoltare fino alla fine il mio intervento, se avete delle storie, se avete degli esempi concreti, state già facendo qualcosa del genere, condivideteli con me, che io li condividerò con tutti nelle prossime appuntamenti, perché questo è il modo di stare insieme. Uno per tutti, tutti per uno, lo dicevano i tre moschettieri, io invece vi rimando a domani, alla prossima pillola. Grazie!